C'è come una cortina fumogena, una nebbia di parole in libertà, di slogan, di formule magiche, di insulti, di parolacce, che copre la vita viva, che chiede alla politica di essere ascoltata, di essere interrogata, di essere capita. La vita di chi oggi soprattutto si confronta con la crisi. Di chi deve ogni giorno sbattere il muso contro il muro della precarietà. La vita di un'intera generazione di ragazzi e di ragazze che si sente mutilata dalla prospettiva del futuro produttivo, dell'indipendenza economica, dell'autonomia, cioè della libertà. La vita dei nostri vecchi, che vivono in una condizione troppo spesso drammatica di povertà, di solitudine, di abbandono. La vita delle persone diversamente abili in una società in cui talvolta le chiacchiere coprono atteggiamenti di assoluta disumanità. La vita delle donne che ogni giorno devono affrontare un vocabolario fatto di maschilismo, di sessismo. La vita del nostro ambiente naturale che è stato lungamente stuprato, ferito dal ciclo della cementificazione selvaggia, dalla logica degli abusi e dei condoni, la vita del lavoro e del non lavoro, la vita delle persone di tutte le età, la vita nel tempo nostro, in un tempo in cui i mercati finanziari hanno umiliato e offeso il lavoro, gli hanno tolto la dignità e il diritto. Lo hanno trasformato in merce povera. Ecco, il compito di Sinistra Ecologia e Libertà nella lotta politica è riacchiappare la vita, è ridare voce alla vita viva, è poter far sentire nel palazzo il dolore della vita, ma poter far sentire anche le speranze della vita, le speranze di chi per esempio immagina che il verbo viaggiare non debba essere sinonimo del verbo emigrare. Le speranze di chi vorrebbe affrontare di petto le ragioni di una crisi ambientale che ha carattere epocale. Le ragioni di un nuovo modello di sviluppo fondato sulla conversione ecologica dell'economia. Le ragioni di chi rivendica un reddito di cittadinanza perché la povertà non diventi ricattabilità permanente, l'assenza di lavoro non diventi deriva. Ecco, la politica può essere anche questo, non un rituale, non una passerella, non uno slogan, non una bestemmia salvifica, ma la comprensione delle ragioni di uno smarrimento grande e la ricerca di una via di salvezza per tutti, di salvezza per l'umanità, di ricomposizione del progetto, del sogno di una grande Europa, gli Stati Uniti d'Europa, l'Europa sociale, l'Europa dei giovani, l'Europa dei diritti, l'Europa della fraternità e dell'eguaglianza. Ecco, Sinistra Ecologia e Libertà vuole essere tutto questo, portare le ragioni, le parole che evocano un sogno antico e un sogno modernissimo nella prospettiva del governo del Paese. Per cambiare l'Italia, per cambiare l'Europa. Per questo un voto a Sinistra Ecologia e Libertà non è semplicemente la testimonianza, magari di una nostalgia, ma è la costruzione di una prospettiva praticabile.